Renzi, chi ha perso non può governare. Incontro con Di Maio sì. L'ex segretario del Partito Democratico chiude a qualsiasi ipotesi di alleanza con il Movimento e la Lega. La replica del leader M5S, ex premier a ego smisurato, PD non riesce a liberarsi di lui. E annuncia, ci saranno novità. Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Il PD ha perso, io mi sono dimesso, non possiamo pensare che i giochetti dei caminetti romani valgano di più della scelta degli italiani. Matteo Renzi, segretario dimissionario del PD, ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio non ha dubbi, non si può ignorare l'esito delle elezioni del 4 marzo, chi ha vinto, deve assumersi la responsabilità e governare, dice Renzi, che non esclude un incontro con il leader del Movimento 5 Stelle, ma dice un categorico no al sostegno all'esecutivo, un incontro con Di Maio sì, la fiducia a un governo M5S no. Che, dunque, disponibilità a discutere sulle riforme, ma non siamo disponibili sulle poltrone. Non siamo disponibili a diventare soci di minoranza della Casaleggio. E la sua posizione, dice Renzi, è condivisa dalla maggior parte dei senatori Dem, su 52 senatori PD, almeno 48 devono votare a favore. Io di disponibili alla fiducia a Di Maio non ne conosco uno. Nessuno spiraglio verso un'alleanza e parole ferme, alle quali replica poco dopo Luigi Di Maio, il PD non riesce a liberarsi di Renzi nonostante l'abbia trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa. Altro che discussione interna al PD. Oggi abbiamo avuto la prova che decide ancora tutto Renzi col suo ego smisurato, si legge in un post su Facebook. E aggiunge, noi ce l'abbiamo messa tutta per fare un governo nell'interesse degli italiani. Il PD ha detto no ai temi per i cittadini e la pagheranno. Poi annuncia, domani seguitemi in diretta sulla mia pagina Facebook. Senza citare esplicitamente l'ex premier, in un altro post su Facebook Massimo Bugani, consigliere comunale M5S di Bologna. Membro dell'associazione Rousseau e tra gli esponenti più vicini ai vertici del movimento critica l'ex segretario PD, quando vuol far ridere, sbaglia la battuta. Quando vuol fare lo statista, pecca di arroganza. Quando vuol fare il realista, emerge un finto modesto. Quando vuol giocare in attacco, sbanda in curva. Quando vuol ribaltare la frittata, gli cadono le uova sui piedi. Confronto sì, ma all'opposizione. L'ex presidente del Consiglio, quindi, non esclude il confronto con il leader del movimento, che a suo parere dovrebbe essere trasmesso in streaming per chiarire una volta per tutte le reciproche posizioni, ma ribadisce che, per lui, il Partito Democratico deve restare all'opposizione, non possiamo con un gioco di palazzo rientrare dalla finestra dopo che abbiamo perso le elezioni. Se sono capaci ci provino Di Maio e Salvini. Anche perché, insiste, abbiamo fatto una campagna elettorale durissima sulla base di proposte specifiche. Non è pensabile ignorare ciò che la gente ci ha detto. E sottolinea, ancora una volta, come aveva già fatto in giornata il ministro per lo sviluppo economico, Carlo Calenda, le distanze con i vincitori delle consultazioni, il reddito di cittadinanza per me non sta né in cielo né in terra, dice, ribadendo che alla fine sarà la direzione a decidere sul dialogo con i 5 Stelle, ma che lui è contrario ad un accordo. Non possiamo essere un alibi per M5S. Ma non vuole che si parli di renziani. Io ho riacquistato la mia libertà. Ci vorrebbe una unanimità per reggere questo governo. L'ipotesi di trovare un accordo è impossibile, non è una ripicca dire di no, ma dignità e etica nel rispetto del voto. Anche l'ipotesi di Di Maio premier è irreale, per Renzi, lo pensa solo Di Maio.
Tanto di cappello a chi ha preso il 32, ma non è il 51. O qualcuno gli regala il 19, ma venire a chiedere i voti a chi hai accusato di essere la causa di tutti i mali d'Italia è assurdo. Il nodo referendum. Il problema dell'incertezza in cui si trova il paese adesso, dice Renzi, non dipende dalle elezioni di marzo, ma da quanto successo il 4 dicembre con il referendum. Salvini e Di Maio avrebbero avuto tutto l'interesse a votare per il sì, osserva l'ex premier, ma non è stato così. Quindi, se M5S e Lega non si trovano d'accordo, allora ci vuole che qualcuno si prenda il coraggio di dire che il sistema non funziona, visto che non sono state introdotte la riforma costituzionale e la legge elettorale che avrebbero portato ad un ballottaggio. Per l'ex premier, dunque, o M5S e Lega fanno il governo o scriviamo le regole insieme per fare iniziare davvero la Terza Repubblica, perché con due camere il ballottaggio non è possibile. E lancia un invito agli avversari: M5S e Lega, scrivetele voi le regole, noi da subito vi diciamo che a meno che non propongano la dittatura, siamo pronti a sederci e dire che va bene. Un anno, due anni, un anno e mezzo. Con quale governo? Deciderà il Presidente della Repubblica qual è la forma migliore. Certo, aggiunge ancora Renzi, tornare a votare sarebbe un gigantesco schiaffo ai cittadini, perché vorrebbe dire che quelli che hanno detto abbiamo vinto non riescono a fare niente. Liti nel PD. Ma se con gli avversari la porta a un accordo è chiusa, Renzi non è meno duro con il PD, che deve guardare in faccia la realtà. Deve smettere di litigare al proprio interno. Sono stato massacrato per 5 anni. C'era una opposizione interna che invece di attaccare Salvini attaccava me, dice l'ex segretario. A forza di attaccare me è arrivato Salvini, è arrivato l'altro Matteo, con cui ho in comune solo il nome. È grave ed è giusto che Fico venga in Parlamento a chiarire, ha detto Renzi interrogato da Fazio sull'inchiesta delle Iene che ha ipotizzato che il presidente della Camera si sia avvalso del lavoro di una collaboratrice domestica pagata in nero nella casa della sua compagna. Il concetto è molto semplice, ha proseguito Renzi, non puoi dire io facevo beneficenza e lei si sdebitava.